Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sverna. Buonasera a tutti voi radioascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Testimonianze di Fede. Questa sera abbiamo una nuova storia di fede, un nuovo ospite, un cantautore molto noto che ho il piacere di presentarvi e di dare il benvenuto. Benvenuto a Fabrizio Venturi. Ciao a tutti voi, felice di avervi incontrarvi in questo momento particolare. Ciao a te Rita. Ciao. Che dirvi? Grazie Fabrizio. Com'è il tempo da voi? Da noi diciamo che c'è il sole. Beati voi, invece qua è un po' nuvolo. Vabbè dai, una volta l'uno. Io ti ringrazio intanto per aver accettato questo invito a parlare di fede. Sai, è sempre bello comunque condividere con gli altri la fede. Certo, sì, vabbè, dai, sì, parlare di fede la fede è una parola immensa. Quanto vasta appunto è la stessa, no? È la fede. La fede non ha un limite, e chi riesce a trovare se stesso, a trovare tutte le sue a attingere proprio energia dalla fede, secondo me è vincente in qualsiasi cosa. Ma per fede si può intendere tante cose, Rita. Tu guarda, portiamo un paragone anche nello sport, no? Chi ha fede, per esempio, riesce a superare anche gli ostacoli le fatiche e gli ostacoli più duri e avversi. Per cui, secondo me, la fede è all'origine proprio della persona e dell'anima. Tu sei di origine toscana, inizi a muoverti nel mondo della musica fin dall'età di 13 anni, suonando la chitarra e poi la tastiera. Tra il 1985 e il 1998 partecipi a numerosi eventi musicali in Italia, all'estero, USA, Olanda, Germania, al fianco di artisti prestigiosi e internazionali. Nel 1996, reduce dall'esperienza in America, esce sul mercato il singolo Basta volersi bene, il cui videoclip è stato l'unico italiano presentato al Festival di Cannes. Tu sei molto impegnato nel sociale, tant'è che devolvi parte dei tuoi introiti ad associazioni e fondazioni, non a caso fai parte della Nazionale Calcio e Spettacolo. Ma cosa ti ha spinto a prendere questa scelta? Ma allora, vedi, secondo me non c'è un momento in cui una persona dice bene, io da oggi decido di fare quello così chiamato volgarmente la beneficenza. Non esiste questo. Cioè, un uomo arriva a un punto in cui ha degli appuntamenti anche non voluti nella vita, no? Che possano essere, diciamo, belli, brutti, tragici. Ecco, io ho avuto uno di questi appuntamenti, un grave incidente, nel quale purtroppo, per fortuna, comunque adesso dico per fortuna, ho avuto un periodo di coma. Ecco, al mio risveglio io avevo dentro un organo in più. Questo rafforzamento della fede e una visione diversa della vita. Cioè, prima io vedevo, adesso invece guardo, prima sentivo, adesso invece ascolto, e mi sono soffermato un attimino a fare un sunto sia della mia vita e di ciò che mi circondava. E il messaggio che ho ricevuto in questo mio viaggio è stato quello, cioè un incontro mistico, dove comunque si è rafforzato quella fede che io sapevo d'avere, ma che in realtà io non sapevo in che angolo, in che meandro così nascosto in me fosse. Al mio risveglio invece ho avuto una visione chiara e con un messaggio in testa: Fabrizio, con la tua musica metti a disposizione la tua musica per le persone più deboli, cioè rafforza la voce dei più deboli. Ma io non sapevo neanche, cioè, uno com'è che inizia, come si fa, cioè non è che è un libro, vai in un'edicola e lo compri, oppure è un viaggio, vai, te lo scegli, fai un biglietto e parti, cioè come si fa? Tutto parte dalla morte di un caro amico, una persona che io stimo tuttora, anche se non c'è, ma ho sempre stimato, che è Ambrogio Fogar,
Fu un caso perché insomma, nel sogno, poi guarda caso, lo sognai e due giorni dopo, un giorno dopo, non ricordo, ci fu appunto la scomparsa d'Ambrogio. Ecco, con questa situazione, poi andare a trovare la moglie, la figlia, quant'altro, ho deciso di scrivere una canzone. Scrivere una canzone, Amico Dolphin, e renderlo recipiente di diritti d'autore pari al 75% da devolvere alla ricerca delle lesioni al midollo spinale. Da lì è partito tutto, Rita, perché poi l'ho portata a Domenica Inn, Sanremo, insomma, tutti quei posti dove comunque si fa divulgazione, sì, divulgazione delle canzoni. Da lì l'incontro con Don Giovanni d'Ercole, e la cosa più importante, cioè la notizia della gara mondiale per l'inno della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, a Pompei, questo è successo a Pompei, in questo spettacolo in cui appunto eravamo diversi artisti, quale Ron, mi sembra, sì, Minetti e tanti altri. Ho scritto questa canzone e da lì ho vinto la gara mondiale. Da lì poi Don Giovanni d'Ercole si è avvicinato di nuovo a me per la Raffael. La Raffael è la fondazione capitanata appunto da lui, che si occupa di quella grande tragedia che è la fame e l'abbandono dei bambini di tutto il mondo. E anche per questa fondazione ho scritto una canzone, la quale è diventata sia inno, sia recipiente sempre del 75% dei diritti che devolvo. E concatenata a questa, perché insomma, se le cose poi avvengono tipo visto, tipo domino, no? Sì, appunto. La conoscenza con Don Benzi, e mi sono visto sensibilizzato alla tragedia dello sfruttamento umano, queste povere ragazze portate, allontanate dai suoi paesi, dalle sue origini, per promesse appunto di lavoro, e poi una volta arrivate nei luoghi vengono con la violenza, vengono indotte e obbligate a andare poi a fare quello, insomma, in strada. Ecco, queste sono le quattro fondazioni che io sostengo. Poco, diciamo che è tanto, ma tu ti sei quindi avvicinato alla fede, tra virgolette, grazie a questo incidente, ma cosa ricordi del momento in cui ti trovavi in coma? Ma io non ricordo, cioè non è un ricordo, Rita, è una cosa più grande del ricordo, cioè ricordo che questo è durato una settimana il mio coma, ricordo questo andare e venire, perché cioè, il coma, fino a quando non diventa irreversibile, se diventa irreversibile è chiaro, dopo la fine c'è la morte, no? È che il mio coma è stato un coma profondo, è stato tutto un saliscendi però ricordo questo tunnel, questa luce, questa voce, questo forse anche dovuto dalla mia necessità, da quel tragico bisogno di voglia di sopravvivere, non so se è reale, però io mi sono svegliato con la consapevolezza e quasi la sicurezza di averlo incontrato, capito? Quella grande dimensione così chiamata, no? Fede, e che poi la si avvicina a quel nome così immenso che è Dio, no? Ecco, io credo di averlo incontrato. Però sono un essere umano che al momento, come tutti gli altri esseri umani, già dal momento che apri gli occhi al mattino commetti già un errore, no? Perché noi siamo pieni di errori. Siamo peccatori. Peccati ed errori, appunto. Per cui nel mio sbagliare, nella mia ignoranza, credo di averlo incontrato. Questo comunque sia, se non so se è realtà o no, ma a me mi è entrata dentro. E per cui per me è così, punto e basta. Cioè, com'è? Così, è così. E il risultato poi parla da solo, perché io mi sono trovato un uomo diverso, scrivo cose diverse, e anche le mie canzoni, perché non faccio solo beneficenza, ovviamente, no? Non potrei vivere. Cioè, l'artista Fabrizio Venturi cosa fa? Quando scrive, adesso scrive in un altro, c'è sempre un avvicinarmi o un voler comunque comunicare con questa dimensione così immensa. No? Adesso il tema è Dio. Sì. Anche se colui che poi compra i miei dischi, ascolta le mie canzoni, in realtà è difficile anche capirlo il mio riferimento, ma forse è la chiave di volta, no?
successo delle canzoni, perché un autore che scrive un brano deve essere così versatile da scrivere ciò che vuol dire, ma lasciando libertà a chi ascolta di trovarci ciò che ci vuole trovare all'interno di una canzone. Tipo l'ultima poesia, che tutti possono pensare parli d'amore, ma è un messaggio a Dio, no? Dice: l'alba che porta via con sé anche l'ultima poesia e lascia solo sassi, nebbia, cane e gatti, no? Cioè, tipo, Dio, scusaci se noi facciamo tanta polvere, facciamo tanta confusione, ma vola un po' più basso, perché qua giù sulla terra abbiamo bisogno di te. Ecco, questa è stata la mia maniglia alla quale io mi sono aggrappato per scrivere questa canzone. Però uno ci può trovare dentro ciò che vuole. Questo è il mio mondo artistico. All'interno di questo, come hai detto tu, e io lo ribadisco e fieramente proprio ti dico sì, che Venturi in ogni concerto ha un momento che vuole sensibilizzare il pubblico a quelle che sono i disagi sociali. Ecco, poi da lì a far beneficenza parliamone, perché la parola è molto 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 vasta. Però ci sono queste quattro canzoni, che queste quattro canzoni, non tutte le altre, perché sennò, cioè, però queste quattro canzoni, che è Amico Dolfi, per la lesione al midollo spinale, Caro Padre, l'inno della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, Il senso del lui per la Kerouac, Tom Benzi, e le Strane strade per quanto riguarda la Fondazione Don Giovanni d'Ercole. Ecco, di queste quattro canzoni io devolvo il 75% alle rispettive fondazioni. Bellissimo, questa è veramente una cosa grande. Tra pochi giorni verrà santificato, come ben sai, il grande Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Il giorno di Natale del 2000 ti sei esibito alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II nel grande concerto in Sala Nervi. Che sensazione hai provato a cantare per Giovanni Paolo II e chi rappresenta per te questo santo? Allora, la sensazione, come tutte le altre, quella di cantare. Sei in un posto, cioè, a parte l'orchestra, a parte la tua musica, tu entri in quel meandro tuo personale dell'artista, per cui ti freghi di tutto quanto e vai. Il momento invece che è immenso è quando baci la mano a un uomo del genere, ti avvicini, lo guardi negli occhi e ti senti un microbo, ma non per chi è, per la carica ricoperta o cosa, proprio per la vastità, per la grandezza, per il peso, per l'enormità che ti trasmette già la presenza di quella persona, no? Perché Giovanni Paolo II, per me, io l'ho definito il padre di tutti i padri. C'è il prete della porta accanto, che poi è diventato papa, ma comunque sia l'uomo di fede che è riuscito a ricucire quegli strappi mondiali, anche visti dai grandi, dai politici, da cose irreversibili. Invece lui ha trovato il collagene per farsi bene, ok, non mi interessa se credete o no, ma comunque sia sappiate che siamo tutti uguali. Questo è stato il suo messaggio, ed è stato così forte e così incisivo, in una maniera altrettanto dolcissima, di farsi ascoltare, e si è dato quella cosa che cercava, cioè essere ascoltato. Per cui per me Giovanni Paolo II è e rimarrà sempre comunque quell'uomo di grande, immenso spessore e di impareggiabile comunicabilità. E cosa mi è rimasto? Mi hai chiesto anche cosa mi è rimasto. Mi è rimasto quell'emozione indelebile. Quell'emozione indelebile che non ho più riprovato. Cioè, non ho più avuto non ho più avuto la consapevolezza di avere davanti a me un elemento tra il pubblico così immenso. Forse è difficile, diciamo, descrivere la sensazione, l'emozione che si prova. E però è comunque di grande dolcezza. È comunque di grande dolcezza, di grande, di tutto, di tanto, di troppo anche. Cioè, delle volte è come dire a una persona: ti posso baciare. Non chiedi ti posso baciare, no? Tu senti che è nell'aria, senti che c'è e la baci. E così Giovanni Paolo II. Senti, sempre ti dico, dimmi.
ti dico, Giovanni Paolo II non diceva, trasmetteva, per cui bastava guardarlo per capire. Esatto. Sempre nell'anno del Giubileo, partecipando in qualità di ospite alla manifestazione Il mio Dio canta giovane. Era la 151esima giornata mondiale della gioventù in cui erano presenti a Tor Vergata addirittura 2 milioni di giovani. Tu utilizzi, sì, come anche di più, forse anche di più, infatti. Tu utilizzi la musica come strumento oggi per trasmettere agli altri la tua fede? Sì, come te l'ho già detto. Ti ho già detto. La uso perché è un qualcosa che comunque sia Dio mi ha donato, questa mia, io questa maniera di manifestare le emozioni che provo e di esplicare, di riuscire a totalizzare un me stesso nelle canzoni che scrivo. E ho una grande fortuna, quella di avere tanti ad ascoltarmi, perché noi che facciamo questo mestiere abbiamo a disposizione le radio, le televisioni, il pubblico, per cui abbiamo il vantaggio di parlare a tanti tutti insieme. E la uso per dire che poi tutto quello che anche il ladro sa che non deve rubare, per cui è inutile che tu glielo dici. Chi si droga sa che non si deve drogare, è inutile che glielo dici, ma io lo dico uguale, perché le cose vanno dette, perché non è perché non si debba fare quello lo fa, allora dice, allora non glielo dici, no, perché come si dice, è giusto lanciare dei messaggi. Sì, ma non sì, e non è giusto stancarci, perché se vogliamo convivere nello stesso che poi non so se questa è la vera vita o meno, la vera vita inizierà quando lasceremo questa è una maniera per imparare a vivere. Siamo di passaggio. Sì, è chiaro, perché sennò non avrebbe senso, no? Tu crei, tu lavori, tu metti da parte i soldi, ti costruisci la casa e poi te ne va, e la casa rimane lì. Cioè, che senso ha? Ad esempio, no, appunto, staccarsi da questo materialismo, ma in questo momento, nel momento in cui vivi nel meandro terreno, per ovvi motivi deve rimanere attaccato ed appiccicato anche al materialismo, perché senza di esso non vivi. Tu non vai in un supermercato e gli dici un Padre Nostro e questo ti dà un chilo di carne, non accade. Però comunque sia, io continuo a dire, e ne sono sicuro, che questo è un momento di passaggio per imparare come in realtà dovremo comportarci in quello che poi sarà la vita eterna, che l'andremo a trovare al momento in cui lasceremo tutto questo. E io non mi stanco di dirlo, ma non confondiamo Fabrizio Venturi come il cantante religioso. Io non sono il cantante religioso, io sono Fabrizio Venturi, il cantautore, che poi all'interno del mio esercitare, della mia arte, della mia musica, la uso perché ce l'ho, è mia, per cui mi ci muovo dentro come più mi fa star bene, lancio questi messaggi. Poi chi li vuole ascoltare li ascolta, chi non vuole ascoltare continua a fare quello che ha sempre fatto, che vuol fare, ma comunque sia io mi sento sollevato e sto bene e felice a far così. Nel 2006 componi l'inno ufficiale a Giovanni Paolo II, realizzato per la Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, dal titolo Caro Padre. Qual è la cosa che porti di più nel cuore del Papa oggi, pensando ai due incontri che hai avuto con lui? Caro Padre, si scrive una canzone così, sono parole nell'anima che si scrivono da sé, dice tutto. Io è stato un modo sintetico, e l'ho scritto nella mia canzone e lo canto, perché appunto il rapporto, come ti ho detto prima, Giovanni Paolo II al padre di tutti i padri, e mi ha fatto anche un grande immenso regalo, perché io come tanti altri ho perso mio padre, e in lui ho trovato anche la maniera per scrivere questa canzone, anche pensando a mio padre, e per cui un padre è un padre. Secondo me Giovanni Paolo II, io lo vedo come tale, lo vedo come padre, ma non padre dei figli, proprio padre dei padri, per cui figurati dei figli, no? Cioè, voglio dire, ecco, secondo me sarà e rimarrà, come non voglio togliere niente anche a Papa Francesco, perché Papa Francesco è una grande, immensa
persona che si avvicina in maniera diversa ovviamente, ma alla stessa potenza e forza di comunicazione di Giovanni Paolo, e non a caso è amato da tutti. Perché sì, sono persone vere, semplici, sono persone vere e semplici, ma ad un'intensità talmente complessa che quasi ti spaventa, perché la cosa più complessa è essere semplici, perché tu puoi fare un discorso articolatissimo usando miliardi di vocaboli sofisticati, ma pochissimi ti capiranno. Se invece tu riesci ad essere corretto nel parlare, ma usando dei vocaboli che possono arrivare a tutti, e tu avrai un successo, quale? Quello di essere seguito, ascoltato, per cui laddove tu lo vuoi puoi diventare anche un condottiero. Ecco, loro sono due condottieri di fede. Giovanni Paolo è stato un grande, uno dei primi condottieri ad aver abbattuto quel mondo di paura, di timore, ad avvicinarsi alla fede, ma non come chiesa, come fede. Per cui, per questo ha raggiunto questo grande, immenso risultato. Io direi di ascoltare appunto questo brano che tu hai scritto e interpretato, caro padre, di farlo ascoltare appunto a tutti i radioascoltatori. Quindi ti invito a rimanere in ascolto. A dopo. A dopo. Guardo che hai tu e allora erano le ere, erano luce di un diamante, vedo accendersi lassù, e adesso il tuo ricordo diventa la mia strada, che scioglie questa nebbia come l'acqua scioglie il ghiaccio, e scopre questa terra dove seminare vita. Caro padre, ti scrivo una canzone così, son parole nell'anima che si scrivono da sé, sento ancora la tua voce che ci ripete da sempre, siate uniti tra voi, né colori e né gente, parla in voce di Dio, dimmi allora dove sei, caro padre mio. Tornano le ali di un gabbiano per volare fin lassù, e allora erano le ere, erano cantarti piano piano che sei ancora qui con me, e adesso questa terra dove sei minato vita, senti ancora le tue gocce di sudore, caro padre, e fa crescere quel fiore di colore, pace, amore. Caro padre, ti scrivo una canzone così, son parole nell'anima che si scrivono da sé, sento ancora la tua voce che ci ripete da sempre, siate uniti tra voi, né colori e né gente, parla in voce di Dio, dimmi allora dove sei, caro padre mio. Caro padre, ti scrivo una canzone così, son parole nell'anima che si scrivono da sé, dimmi allora dove sei, caro padre mio. Caro padre, ti scrivo una canzone così, son parole nell'anima che si scrivono da sé,
padre mio. Caro padre Fabrizio Venturi, una canzone semplice, con parole semplici per una persona semplice. A te stanno molto a cuore i bambini ed è per questo che a seguito dell'incontro con il cantautore Danilo Amerio incentivate il vostro impegno contro ogni abuso, soprattutto sessuale. In che modo? Sì, mi sembra doveroso perché insomma i bambini sono il nostro futuro, per cui l'insegnamento, la scuola, ma oggi noi abbiamo sì dei vantaggi, un grosso amico ma nello stesso momento un nemico, cioè il mondo del web, internet, perché è molto facile arrivare a loro, arrivare a queste creature che ingenuamente poi riversano anche fiducia in estranei, per cui al digitale vuol dire volare, sì, di riuscire a essere liberi in un mondo però protetto, per cui mettersi in azione per difenderli dagli abusi omosessuali, dagli abusi dello sfruttamento, del pedofilismo e quant'altro, come del resto credo che sia un dovere di tutti, perché se noi siamo grandi oggi grazie ai bambini di ieri, no? Cioè voglio dire, mio padre è stato un bimbo che poi è cresciuto e ha creato me, che per cui conseguenzialmente i nostri figli daranno, è il continuo della vita, per cui è un patrimonio che va difeso. Quindi in che cosa consiste il progetto Ali Digitali, che appunto ha preso vita grazie a questo interesse? Consiste, vabbè, Danilo Amerio sai che è un grandissimo, immenso autore e che io stimo molto, cioè noi abbiamo scritto delle cose, facciamo dei tour, facciamo delle serate, facciamo dei concerti e vogliamo sensibilizzare anche nei recipienti, quelli televisivi, anche nei recipienti, quelli dei cast di all'estero, non solamente i cast italiani, per cui Belgio, Germania, Olanda, Lussemburgo, abbiamo fatto il tour. Ecco, sensibilizzare il pubblico che internet va usato, ma va usato con cautela e in maniera difesa, cioè difesa da chi? Da noi grandi, per cui non lasciamoli soli, non lasciamo soli i bambini davanti al computer, o quantomeno usiamo, che ci sono, usiamo dei mezzi, ma non per controllare il bambino, per controllare chi vuole soggiogare il bambino, questo è. E creare anche delle strutture che ovviamente hanno dei costi e noi devolviamo parte degli incassi per creare queste strutture dove ci sono appunto operatori i quali monitorizzano laddove è richiesto dai genitori alcuni PC, alcuni portatili, alcuni computer dei bambini. Quindi in sostanza si sensibilizzano anche i genitori soprattutto. Scusa, non ti ho capito. Si sensibilizzano anche i genitori soprattutto in questa cosa. Soprattutto i genitori, soprattutto, perché l'educazione ad usare lo strumento in maniera corretta avviene dall'ambito casalingo, per cui dall'ambiente in cui vive il figlio, il bambino, cioè in casa. Per cui i genitori, sì, ok, stiamo davanti al televisore a vedere la squadra del cuore, giocare, stiamo a vedere la fiction che ci interessa o il programma televisivo, ma non dimentichiamoci che nell'altra stanza una partita dura 90 minuti e c'è un bambino che per 90 minuti sta davanti a un computer, che tutto può accadere. Ogni tanto andiamo a controllare quali sono le foto che mette, quali sono i filtri anche che usa, visto adesso ci sono questi, cioè social tipo Facebook e tante altre, ok, bene, perfetto, va tutto bene, ma usiamo, tuteliamoli, non lasciamo che estranei abbiano accesso a qualsiasi notizia o a qualsiasi modo di rintracciare, possano entrare facilmente in contatto con questi piccoli. Questa è una cosa molto importante ed è fondamentale soprattutto appunto per chi ha figli minori. Io ti ringrazio per tutto quello che hai detto oggi qui. Rita, io ringrazio te per avermi dato l'opportunità di potermi esprimere e ancora una volta sensibilizzare.
la cosa che comunque mi sta tanto al cuore adesso è invitare tutti voi, perché il giorno, tu sai che aprile ci sarà la santificazione, esatto, di Giovanni Paolo II, io sarò in Vaticano, renderò tributo appunto a questo grande immenso uomo, con appunto l'inno ufficiale della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, che è Caro Padre, e sarà di nuovo in distribuzione con Azzurra Music in tutto il mondo, in 35 paesi del mondo. La canzone è cantata in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, perché ovviamente il messaggio deve essere internazionale, ma la cosa più importante è che finalmente questo grande, immenso personaggio entra nell'Olimpo nella storia proprio dell'Olimpo degli indimenticabili. Poi fra l'altro questa canzone Caro Padre, devo dirti che a me ha fatto venire i brividi, perché comunque si sente che è stata scritta col cuore. Sì, io volevo questo, se ci sono riuscito, questo sarà una testimonianza che mi darà il pubblico, tu me l'hai già data e te ne rendo grazie, ti dico grazie. Figurati. Il mio intento è questo, ecco, il mio intento è questo, quello di arrivare immediatamente al cuore della gente che ascolteranno Caro Padre, perché, ma no per i guadagni del disco, perché ti ripeto, il 75% dei diritti d'autore è devoluto alla Fondazione Internazionale a Cracovia, per cui poi ho fatto anche il tour in Polonia, sono stato anche a Janowicz nella chiesa per quale ha preso i voti di Giovanni Paolo. Non è tanto per quello, è proprio per il, che ti posso dire, per la grande soddisfazione di aver fatto una piccola cosa nell'immensità di questo uomo, perché sia ricordato nei secoli. Beh, sicuramente sono dei momenti sia da uomo che anche da cantautore che sono appunto indimenticabili. Sì, indubbiamente. Guarda, noi ci salutiamo con uno stralcio di ricordo dell'elezione di Giovanni Paolo II. Ti ringrazio di essere stato nuovamente con noi. Io ringrazio ancora te, saluto tutti i radioascoltatori, saluto tutte le persone che leggeranno gli articoli, saluto tutti quanti e mi raccomando, cerchiamo di fare nel nostro piccolo rafforzare le voci dei più deboli. Questo è un messaggio di tre parole, ma è importantissimo. Un abbraccio grosso a te, Rita. Un abbraccio. E che dirvi buona musica a tutti quanti. Ciao, ciao da Fabrizio Venturi. Grazie, ciao Fabrizio. Ciao, Rita. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła. Se mi sbaglio mi corrigerete. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà, e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sberna.